Preso? Ok. Riproviamo a fare la intro perché l'abbiamo iniziata a fare ma la telecamera si è bloccata. Speciale di Halloween, la trattatura va in loop. Comunque, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Ax e benvenuti allo speciale di Halloween 2022. Quest'anno, rispetto agli altri anni, ho deciso di fare una cosina un pochino diversa. Invece che fare il solito video horror nel quale esploriamo qualcosa, succede questo, succede quell'altro, ho deciso, insieme a mia cugina, che adesso sbucherà magicamente. Torno via, scusate, vado a parlare con i fantasmi. Perfetto. Abbiamo deciso di fare un video un pochino più normale, ovvero la realizzazione del mio costume per Halloween. Perché il 31 andremo a fare una festa, che potrebbe essere Occo, Macchio o Ariolo Terno, adesso dobbiamo ancora decidere bene meglio la location. Ma comunque si va in cosplay e quindi abbiamo creato il mio cosplay, il mio primo cosplay. Detto questo, via con la sigla. Comunque un po' più vicino e ci entri dentro alla gomma, eh? Ma allora, è un problema che ho anche col modellismo. Io quando mi installo con le macchine, mi tengo la macchina qua. Non so se è per cecità mia e lo faccio di nuovo, ma per essere preciso devo stare vicino. Giustamente. E poi diventa un grosso problema quando, ad esempio, uso il saldatore, perché usare il saldatore per saldare dei fili. Che bello! A questa distanza, un attimo... ti cavi gli occhi. Sopracciglia regolarmente. Vanno di moda quelle adesso che non le fai più, eh? No, è che c'è un unico pezzettino. È che quando sei così concentrato, cioè, okay. Ti spaventi con niente. Attiri, ovviamente. Oh, no. Sono abituato. Modo per fare sì che il mastice si rapprenda più rapidamente. Ok, quindi con il pennello lo applichi sulla superficie? Esatto, e poi lo scalderò un pochino con il phon, in modo che diventi più... Per poi lasciarlo lì dov'è? Cioè che evapori prima, perché questo odore che si sente sono i solventi e il mastice va fatto sempre tirare prima. Ok, allora, quindi è quello che tipo anche nei tutorial dicono, prima lo fai asciugare, poi dopo applichi le due superfici una vicino all'altra. Esatto, esatto. Okay. Se vuoi perdere meno tempo lo fai asciugare col phon. Lo fai asciugare col phon. Ovviamente partono più fumi, quindi se lo devi fare per molto tempo, per cose molto grandi, aria aperta, maschera antigas, perché i fumi sono veramente tanti, dopo un po' cominciano a... Adesso questo è mastice vecchio, quindi come vedi è anche difficile da tirare, con il mastice fresco si fa meglio. Thank you.
Ok, adesso andiamo a limare gli strati che abbiamo costruito. Sono passate 2 settimane dalle ultime clip che avete visto, perdonatemi la voce ma sono messo un po' così. Allora, oltre alla maschera che stiamo costruendo e che andremo avanti tra poco, stiamo anche costruendo l'abito da metterci sotto per avere comunque un outfit completo. Ovviamente me lo sta facendo Elena. Allora, ci fai una spiegazione veloce di quello che abbiamo fatto, di quello che hai fatto fino adesso? Allora, noi siamo partiti dalle misure base, che sono quelle, per intendersi, che prende un normale sarto. Da queste misure noi abbiamo tirato fuori questi, che sono i cartamodelli, quindi ognuno è stato contrassegnato, ogni cartamodello ha un pezzo del vestito. Se voi fate caso, tutti i vestiti sono fatti con dei teli di varie forme. In questo caso noi abbiamo scelto un modello che è una giacca con il collo a lancia, quindi sono quelle, per dire, la giacca classica, quella da ufficio, ma lo trasformeremo. Il collo a lancia di solito ha 2 punte, noi ne terremo una sola e l'altra la ingloberemo in un grande cappuccio che possa poi andare a coprire la parte superiore del volto che è lasciata scoperta dalla maschera. Io in questo momento sto unendo i due cartamodelli, i due modelli ritagliati con i cartamodelli per la prima volta, quindi stiamo per scoprire se ho fatto un'emerita stupidaggine oppure se è venuto passabile, perché è da tanto tempo che non cucio e quindi sono piuttosto arrugginita. Ok, nuovo giorno, nuovo aggiornamento. Oggi io mi devo dedicare alla maschera, quindi letteralmente siamo messi qua. Abbiamo messo la volta scorsa il primer e adesso devo mettere i colori. L'Elena invece sta finendo il vestito. Ok, prima mano di colore data, adesso devo dare di nuovo base grigia più il marrone per iniziare a dare un colore un pochino più serio. Ok, iniziamo ad avere il vestito più o meno in forma, abbiamo messo le maniche con i dettagli che abbiamo cucito, che ha cucito, perché io di cucire auguri, e abbiamo rifinito qua sui laterali. Adesso, se ho capito bene, manca il cappuccio, giusto? Sì, perfetto, e il davanti da chiudere. E stiamo terminando la maschera, che è qui, che è venuta, per me, una gran figata. Questa qua l'ho colorata io, quindi sono estremamente orgoglioso del risultato. Stiamo cucendo gli elastici laterali per attaccarla alla mia bellissima faccia. E nulla, adesso cuciamo anche l'altra metà. Ok, maschera finita. Abbiamo cucito gli elastici qua dietro, che non metta fuoco, ok. E adesso la vediamo indosso. Allora, gli elastici si fermano qua dietro, quindi non si vedono, e per il resto sta così, magari ecco, calzato un pochino meglio, mi piace veramente un sacco. Ed eccoci finalmente con il cosplay finito. Adesso siamo al sole, quindi penso che non si vedrà tantissimo, ma abbiamo i led che girano tutto attorno alla schiena e sul cappuccio, e poi appunto abbiamo la magica maschera che mi sono fatto io.
Bene, questo era il video della creazione del mio vestito. Spero vi sia piaciuto, spero passate un buon Halloween, spero di avervi dato qualche idea magari per un vostro cosplay futuro. Detto questo, se già non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentate. Qua sotto in descrizione trovate i link per tutti i miei social, soprattutto vi invito a seguirmi su Instagram, dove troverete anche le foto che ci siamo fatti in questa bellissima location. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!